Un cordiale saluto a tutti amici da Stefano Ghetti. La nuova settimana si aprirà all'insegna della pressione che tenderà leggermente a diminuire. Diciamo che il campo di alta pressione che interessa da alcuni giorni l'Italia perderà infatti di energia e questo provocherà un aumento delle note di instabilità soprattutto al nord ma anche su gran parte della fascia appenninica del centro-sud. Andiamo a vedere infatti il tempo e notiamo questo aumento dell'instabilità che abbraccerà soprattutto il nord, specialmente Alpi, Prealpi, ma nel corso del pomeriggio qualche temporale potrebbe sconfinare anche verso le aree dell'alta pianura padana, specialmente sul nord-ovest. Comunque potrebbe essere più probabile qualche temporale anche in pianura. E, abbiamo detto comunque note di instabilità pomeridiana anche al centro-sud, specialmente sull'Appennino, ma qualche temporale potrebbe occasionalmente sconfinare anche verso le aree di pianura, fin verso i litorali, specialmente sulla fascia tirrenica. Il tutto sarà condito chiaramente da un moderato calo delle temperature che tuttavia comunque resteranno sempre abbastanza altine, dunque nonostante le instabilità continuerà a fare piuttosto caldino e anche le successive 24-48 ore saranno sempre all'insegna del tempo un po' incerto al nord, specialmente su Alpi e Prealpi, e ancora note di incertezza e di instabilità potranno interessare l'Appennino centro-meridionale con qualche sconfinamento anche verso le aree di pianura e lungo i litorali. E le temperature comunque non subiranno grosse variazioni, specialmente al centro-nord continueremo ad avere valori superiori alla media stagionale. Mi fermo qui amici, grazie per essere stati con noi e più tardi.